dura, prolungata, che ci ha visto impegnato sia le nave Fenice che anche nave Foscari, che anche nave Fiorillo del capitano di porto, anche degli elicotteri che si sono alzati in volo per distribuire subito delle zattere di salvataggio. Il tutto è iniziato il 24 sera, verso le 20, quando siamo riusciti ad arrivare in zona dopo una segnalazione di soccorso che ci è arrivata dal nostro comando di salvataggio. Da un certo punto di vista i suoi frutti, vale a dire quello di riuscire a salvare tre bambini. Purtroppo il mio carico ovviamente di questa della mia nave porta, come diceva bene, 24 anche cadaveri, quelli che siamo riusciti a trovare. Da una stima di quello che potevano essere le persone a bordo di questo peschereccio, stiamo parlando di 10-12 metri di peschereccio, pieno fino all'inverosimile ovviamente di persone che sono senza dotazione di sicurezza, doveva essere circa 500 persone. Questo appunto è quello che ci hanno detto un pochettino le persone che abbiamo intervistato dopo averlo tratto in salvo. Sono stati salvati circa 20 miglia dalle coste libiche, questo ci fa capire che eravamo molto al di là delle nostre aree di normale competenza di Mare Nostrum, che stiamo parlando di circa 90 miglia al di là a sud di quelle che sono normali aree di competenza. Dalle interviste che abbiamo fatto al personale, ai migranti, abbiamo salvato proprio per cercare di capire quanto tempo potevamo rimanere in area di operazione. È ovvio che si parla di una stima, non tutti si conoscono, mediamente anche quando noi ci avviciniamo a un peschereccio, a qualcosa, stimiamo un numero e poi può variare. È ovvio che purtroppo quelle persone che magari saranno perite, probabilmente se c'erano quelle che erano sotto il gabone o nei locali sottostanti. Sì, noi abbiamo avuto una segnalazione di questo peschereccio in avaria che stava ovviamente imbarcava acqua. Quando siamo arrivati stava iniziando a ribaltarsi, abbiamo distribuito subito dei salvagenti con i nostri gommoni, i mezzi minori, e probabilmente anche questo è stato in grado, grazie a questo siamo stati in grado di salvare il maggior numero di persone. C'è stato un elicottero che si è alzato in volo e ha raggiunto subito la zona lanciando delle zattere di salvataggio, anche noi abbiamo lanciato delle nostre zattere di salvataggio in cui siamo in dotazione, e poi è partito, tutti si conoscono, cercare di recuperare più gente possibile. Stiamo parlando ovviamente di ore notturne, quindi quello sicuramente non ci ha agevolato, come non ci ha agevolato anche il mare. Stiamo parlando di mare 4 con un'altezza dell'onda mediamente di 1,5 metri. Ci hanno aiutato anche due mercantili che sono stati dirottati in zona, con un mezzo minore, e anche per cercare di farci un pochettino di ridosso e ridurre quindi lo stato del mare.